Allora, io sono, mi chiamo Salerno Luigi, abito a Pinerolo, sono un cittadino italiano. 5 anni fa ho perso il lavoro, lavoravo con l'NRC, montavo contatori in giro per il Piemonte. Finiti di montare i contatori ho perso il lavoro, è arrivata la crisi, ho avuto 2 anni di mobilità. 2 anni di mobilità li ho passati trovando lavoro dappertutto, finché avevo la mobilità con l'aiuto della regione per i contributi, come tutti sanno. Finito i 2 anni di mobilità, io ho finito di lavorare. Sono 2 anni che tribulo, 2 anni che non trovo niente. E sono 2 anni che non riesco ad andare avanti, ho famiglia, pago i debiti come tutto, ho chiesto... Figli? Ho 2 figlie, una grande e una piccola, una di 6 anni. Ho chiesto aiuto a tutti, compreso l'assistente sociale che mi ha detto di non pagare gli affitti che poi ci avrebbe pensato lei. L'ufficio collocamento mi ha detto che io purtroppo non avendo la mobilità, non avendo niente, non sanno come aiutarmi, non possono trovarmi lavoro. Le agenzie interinali, se non sei in cassa integrazione o in mobilità, non ti aiutano, non ti danno nessun tipo di lavoro. Sono venuto 2 settimane fa dal sindaco, dalla segretaria, a chiedere un appuntamento per parlare dal sindaco. La segretaria mi ha chiamato i vigili, mi ha fatto sbattere fuori dicendomi che il sindaco non mi riceve per problemi di lavoro, e mi hanno sbattuto fuori dall'ufficio collocamento promettendomi mari e monti. Mi hanno mandato in via Savoia un dalla signora che mi ha trovato lavoro di restaurazione di un edificio per Gazzigliana, qualcosa del genere, per il comune. Cercavano un personaggio valido che sapesse fare muratore, elettricista, falegname, piastrellista, tubista e tant'altro. E gli ho chiesto lo stipendio, mi ha detto 300 euro al mese. L'ho mandata a stendere perché gli ho detto con 300 euro al mese non è neanche da considerare la famiglia. Io mi trovo in una situazione che non so proprio come, non come pagare le bollette, come vivere. Come figli? C'ho una figlia di 6 anni, la più piccola, l'altra grande. E la moglie lavora? La moglie non lavora, a casa mia non lavora nessuno. Cosa vuole fare quindi? Io voglio un posto di lavoro, dove vivere, come vivere dignitosamente con la mia famiglia. E adesso sono qui che aspetto una soluzione. Qualcuno l'ha chiamata? Non ho ancora chiamato nessuno, sono passati i vigili, sono passati signori del comune importanti, tutti sono passati, ma nessuno mi ha considerato, nessuno è venuto davanti a chiedermi come mai e perché. Compresi i vigili che sono passati già 2 volte qui davanti.